cominciato facendo, all'epoca era l'Istituto d'Arte de Pero di Rovereto, 5 anni lì, dove iniziamo a fare anche delle lezioni di restauro con un insegnante francese sul tessile. E da lì partì un po' questo interesse. All'epoca avevo 18-19 anni, partì dopo per Firenze. Firenze ho fatto Palazzo Spinelli, scuola di restauro, e lì iniziai alcuni stage a Palazzo Pitti, alla Galleria del Costume, poi Volterra, Roma, Milano, e ho collaborato con alcune ditte di restauro specializzate sempre nel tessile. A Roma, non so, abbiamo fatto le bandiere dell'Altare della Patria, a Firenze la Galleria del Costume proprio gli abiti, quindi la maggior parte erano abiti. A Volterra abbiamo fatto molti parati ecclesiastici, quindi so, a Milano poi completamente altre cose, e poi mi sono stabilita qui ad Arco nel 2007 più o meno. Ho aperto il mio laboratorio dove lavoro e nulla più, insomma, continuo testarda nella mia passione fondamentalmente, perché questo è. Solitamente per un manufatto tessile. È sempre molto difficile perché il tessile parte da un abito, parte da un arazzo, un succo d'erba, un parato ecclesiastico, un gonfalone, cioè la vastità del tessile è incredibile, incredibile. Esistono tessili ovunque fondamentalmente, nei musei, nelle case, nelle collezioni private, nelle parrocchie, quindi solitamente vengo semplicemente contattata, poi io vado dal cliente, vedo effettivamente il lavoro, perché il tessile deve essere assolutamente visto e toccato, perché da una foto è sommario poter dare un giudizio, perché quello che in una foto può essere poi all'occhio, alla mano, assolutamente è tutt'altra cosa. Se io vedo che in foto sta benissimo, poi lo tocco, magari si disintegra, quindi non posso fare una valutazione corretta. Quindi vado, vedo, si fa un progetto di restauro, si parla col cliente, si fa un preventivo e poi dipende appunto dal committente, dipende se è un pubblico oppure un privato, e da lì poi si inizia bene o male, perché il progetto è sempre basato su una cosa standardizzata, cioè c'è una pulitura, un lavaggio, un consolidamento. Poi le sorprese sono sempre tante, nel senso che si inizia magari con un'ipotesi e questa ipotesi poi venga assolutamente messa da parte perché non possibile, perché il tessile non regge, perché magari, non so, il parroco vuole riutilizzarlo e non si può, oppure perché è variata una situazione. Quindi logicamente è sempre tutto molto, non è mai nulla di stabile. C'è sempre una certa elasticità, ecco, nelle cose. Non si è mai, purtroppo, difficilmente un lavoro è come si era progettato, perché qualche cosa esce sempre nel bene e nel male, perché ci sono buone sorprese, altre meno buone, insomma. Però alla fine, ecco, è dare comunque importanza fondamentalmente al manufatto, non tanto a quello che si vorrebbe. Dobbiamo ascoltare il tessuto e vedere cosa il tessuto effettivamente regge, perché se non regge lui,
non possiamo inventarci nulla fondamentalmente. L'oggetto direi che più mi ha emozionato, direi che umanamente più di altri, le divise dei soldati ritrovate sotto il ghiacciaio. Sì, credo quelle siano state a livello umano, ma anche a livello proprio lavorativo, i pezzi più forti sicuramente. Erano due divise di due ragazzi dell'impero austro-ungarico morti nel 1916 e morti per una scheggia di granata. A noi sono arrivati queste divise già, diciamo, prelavate tra virgolette, quindi erano state già suddivise tra la parte del corpo e la parte del tessuto, e la cosa è stata emozionante, perché sono arrivati fondamentalmente due ragazzi, in queste cassettine grigie e avevano 17-18 anni. Lavorandoci noi abbiamo trovato i capelli, abbiamo trovato parti del corpo, sui pantaloni, sulla giacca, e insomma non è stato semplice, perché non... sì, lavoro, uno può dire lavoro, ok, ma lì hai perfettamente delle persone, le hai fisicamente, e devi, secondo me, usare il massimo rispetto e cura di queste cose, perché queste insomma sono arrivate a noi in questa maniera. Noi dobbiamo far sì che questi oggetti, questi manufatti, erano, uno potrebbe dire sì, sono dei cappotti, sono delle giacche, non sono delle cose preziosissime a livello storico o artistico, ma invece per me sono di assoluto valore, perché rappresentano la morte di due ragazzi e li hai lì fondamentalmente, e tu devi prendertene cura. Ci prendiamo cura di loro, siamo fondamentalmente dei dottori o degli infermieri, perché cerchiamo di, ecco, sanare e fermare il degrado in manufatti particolari, perché sono semplicemente manufatti particolari, niente di più e niente di meno. Certo, io ho una visione molto personale di ogni oggetto, li guardo più in profondo, però oggetti, manufatti, quasi sempre fatti manualmente, altre volte magari no, però hanno una loro storia sempre. Le figure sono state tante negli anni. Ma forse, credo in un insegnante, nonché era mia cugina, educazione visiva alle medie, e lei disse una frase proprio in prima media, la ricordo molto bene, eravamo io e mio cugino, e lei arrivò e disse, mettiamo subito le cose in chiaro, disse, io sono parente di quelle due persone lì, sappiate benissimo che io non sarò assolutamente più morbida rispetto agli altri, e fu vero, perché ci mazzava abbastanza facilmente,
Poi ecco, io con lei ho avuto un rapporto proprio lavorativo, perché mi ha insegnato a disegnare, lei lavorava e dipingeva la ceramica, quindi ho fatto tantissime estati con lei dove lavoravo, spazzavo, tutto si faceva. Quindi io credo lei mi abbia insegnato cosa fosse il lavoro, innanzitutto, il rispetto degli orari e la caparbietà. Io credo lei sia stata una figura molto importante. E quando partii anche per Firenze o per Rovereto, così la vedevo quando ritornavo a casa, lei mi diceva: Katia, vai, vai. È sempre stata fondamentalmente certa e sicura di me. E quindi mi ha sempre dato quell'ottimismo e quella voglia di andare avanti e credere assolutamente in quello che io facevo. Quindi, dopo certo, avevo la mia famiglia, mia madre, però ecco, lei credo mi abbia, essendo probabilmente una persona esterna alla mia famiglia, perché comunque era una persona che vedevo e non vedevo, però aveva questa potenza di credere in me. E questo probabilmente mi ha dato la forza, credo, e veramente la testardaggine di dire certo che ce la faccio, cioè non esiste il non posso farcela. Piacerebbe molto, beh, essere ancora qui, nel senso mi piacerebbe lavorare e fare ancora il mio lavoro, certamente, ma da una parte c'è sempre quella voglia di evasione, di dire io non posso però stare qui ancora 20 anni, qui a cucire. C'è la speranza, ecco, il sogno di dire, non so, un museo o partire per, non so, qualche anno via. Sì, mi piacerebbe, sì. Ma semplicemente proprio per vedere qualcosa di diverso. Questo sì, ma credo in questo momento sia, diciamo, un sogno da mettere nel cassetto per il momento, ma perché logicamente ci sono altri contesti. Però ecco, pensare di essere qui tra 20 anni, io me lo auguro. Potrei anche augurarmi di essere in un altro stato, in un altro paese, sì, mi piacerebbe. Il restauro è talmente vario, talmente complesso, talmente variegato, perché non è cucire e basta il restauro del tessile, è ricerca, è studio, è tinture, è pulizia, è consolidamento, cioè è come ogni lavoro, no? È sempre un divenire. E quindi speriamo che in 20 anni, insomma, qualche cosa cambi. Non si può pensare di rimanere seduti qui per 20 anni. No, non credo. Questo no, sarebbe. Non passerebbero 20 anni se io fossi sempre qui seduta così. Cioè, se guardo me a 20 anni, guardo me a 40 anni, un passo avanti e indietro dipende dai punti di vista, però è stato fatto. Quindi pensare da qui ai 60 anni vorrei farlo un passo, non so a cosa, cioè diciamo che le idee che erano quelle di De Pero, che erano quelle dei ricami, che erano quelle dei musei, che erano insomma di mettere le mani su alcuni oggetti, si è realizzato. Quindi ora voglio sfidare la sorta, nel senso è che penso a. Però sì, vorrei fare un passo in avanti, questo sì, certo, credo sia umano, sia normale, insomma, pensare e sperare di poter andare avanti, questo sì, me lo auguro. Poi, chissà.